Agli esteri, in Francia non si ferma la protesta dei gilet gialli contro il caro carburante e le politiche di Macron. Il presidente conferma gli aumenti ma annuncia l'avvio di un metodo di concertazione con i cittadini. Allora sentiamo il corrispondente Stefano Ziantoni. Chiedi dans une campagne. Quello che viene detto si mantiene, dunque nessuna marcia indietro di Macron. La presentazione del suo piano pluriennale sull'energia stamane all'Eliseo era l'ora della verità, l'ago della bilancia del contrasto ormai generale tra gilet gialli e il presidente dei ricchi. Ne pas changer d'avis, ne pas changer la vérité, ne pas changer de cap. Non cambio idea e non cambio rotta. Il presidente ha sottolineato che ascolta la voce dei dimostranti, il loro allarme e la loro collera e assicura: non confondo le richieste e le esigenze dei cittadini con la devastazione dei cassetti. Protesta giusta, manifestazione importante, l'ha definita Macron, ma violenza inaccettabile. Il presidente propone 3 mesi di concertazione col movimento. Insieme, ha detto, costruiamo un metodo. Tutto sarà fatto, ha aggiunto Macron, affinché questa transizione energetica, fondamentale per il nostro paese, sia la più popolare possibile. Nelle prossime ore si attende la risposta dei gilet gialli.